Eccoci, eccoci qui, siamo tornati con il nostro appuntamento con il consigliere regionale del Lazio, della nostra provincia di Frosinone, Pasquale Ciacciarelli. Bentornato, Salve a consigliere. tutti voi. Allora, consigliere, io direi obbligatorio partire quest'oggi dall'esito elettorale di Frosinone di pochi giorni fa, di domenica scorsa. Frosinone, il capoluogo di provincia, si conferma nelle mani del centrodestra con la vittoria di Riccardo Mastrangeli. Una vittoria, diciamo, che in parte non ha sorpreso più di tanto, o sì, lei si aspettava Allora, questo risultato? io sono sincero, avevo già, diciamo, da mesi pronosticato la vittoria del centrodestra. Non pensavo a una vittoria così schiacciante rispetto al centrosinistra, perché 10 punti percentuali di differenza e di distacco al primo turno, per poi aumentarli anche al secondo turno, ci fa capire che questo buon governo della gestione Ottaviani per 10 anni e soprattutto l'uomo Mastrangeli, che è stato una persona che ha gestito insieme ad Ottaviani il comune per questi 10 anni, risanando i bilanci dei disastri finanziari che aveva fatto il centro-sinistra, ci fa capire come questa provincia sempre di più diviene attrazione di centrodestra. Vorrei ricordare che solo l'anno scorso anche il comune di Alatri, tra l'altro sede di un consigliere regionale e del coordinatore provinciale del PD ancora una volta ha perso le elezioni e il comune oggi è gestito da un'amministrazione di centrodestra, così come il comune di Anagni, così come tanti altri comuni della nostra provincia. Allora io dico questo, che da questo segnale e soprattutto dal segnale che è arrivato anche dagli altri capoluoghi di provincia, Rieti l'abbiamo vinto al primo turno, Viterbo comunque ha vinto una lista civica che è di orientamento di centrodestra, quindi il PD non vince nella nostra regione. Allora questo è un avviso di sfratto alla giunta Zingaretti. Sono convinto che tra poco meno di 8-9 mesi si voterà in regione al governo nazionale, il centrodestra vincerà le elezioni sia al governo che alla regione Lazio. Noi dobbiamo solamente pensare di portare avanti quello che è il progetto che abbiamo messo in campo a Frosinone, che è un modello che deve essere un modello utilizzato a livello regionale e nazionale. Un centrodestra che fa un passo indietro per addirittura utilizzare l'istituto delle primarie, un qualcosa che non era nostro, che noi abbiamo copiato perché è una buona pratica, e abbiamo scelto un candidato sindaco che è stata una persona che è espressione di un grande numero di elettori che lo hanno scelto e che poi lo hanno premiato al secondo turno. Io vorrei ricordare che addirittura Mastrangi è riuscito a prendere al primo turno 500 voti in più delle liste rispetto all'altro candidato. Mi soffermo un attimo ancora sulle elezioni, però su due punti. Il primo, c'è chi dice che però questo centrodestra è un po' un centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, diciamo, come coalizione. Il secondo punto che mi collego a quello che ha detto lei, ci sono appunto ora archiviate queste amministrative, ci sono due importanti appuntamenti imminenti, possiamo dire, che sono le politiche e le regionali del 2023. Poi, visto che siamo qui a Cassino nel 2024, c'è un'altra grande città della provincia di Frosinone, Cassino, che va al voto. Su questi appuntamenti, però, soprattutto sulle regionali, c'è chi dice che il centrodestra arriva un po' impreparato, non ha ancora un candidato. Ma Com'è la io situazione? vorrei ricordare che qui, insomma, più che altro è il centro-sinistra che non ha ancora un candidato, perché loro avrebbero dovuto già trovare l'erede di Zingaretti e non lo hanno fatto. C'è una grande guerra interna, mi sembra di capire che ci sono mille difficoltà, e soprattutto vorrei ricordare che noi nel 2018, alla seconda elezione di Zingaretti, il centrodestra ha avuto 4 punti percentuali in più al centro-sinistra, quindi già allora avevamo superato il centro-sinistra, poi per una manciata di voti sul candidato presidente non abbiamo vinto quelle elezioni. Oggi noi abbiamo un'idea molto chiara, si potrebbe utilizzare anche per la Regione Lazio l'istituto delle primarie, noi siamo favorevoli come quadro di dirigente della provincia di Frosinone, ma comunque bisognerà cercare in tempi brevi e vedremo se settembre, ottobre, perché la data delle elezioni non è ancora molto chiara, se è marzo o maggio. Bisognerà capire se faranno delle election Accorpare, day e certo. quant'altro, quindi con i comuni, perché il governo e le regionali già si votavano insieme. Sì. I comuni erano staccati, quindi può darsi pure che ci sia un accorpamento anche con le comunali, e a questo punto bisognerà trovare una persona capace, adatta ad aggregare tutti il centrodestra, e per fare questo bisogna fare un passo indietro tutti. È chiaro che oggi le percentuali importanti le sta avendo Fratelli d'Italia, sono contento perché rimangono sempre nell'alveo del centrodestra. E
spero che anche qui sulla provincia di Frosinone possa fare la sua parte questo partito politico come in tutto il Lazio. È un partito romanocentrico, quindi è chiaro che ha una forte reazione nella nostra regione e sarà il contributo decisivo per la vittoria delle elezioni. Voltiamo pagina, parliamo di un argomento su cui lei molto spesso è intervenuto, del famoso ponte a San Giorgio. Lei ha rimproverato un pochettino l'amministrazione Zingaretti per il fatto che questi lavori non sono andati ancora in porto. Com'è lo stato dell'arte? Lo stato dell'arte è questo: oltre 2 anni fa c'è stato un grandissimo nubifragio su quel territorio della Valle dei Santi. Allora, proprio in questo periodo? In questo periodo, sì. Tra l'altro sono arrivati tantissimi danni, sono crollati addirittura 2 ponti a San Giorgio Allini, fortunatamente senza provocare vittime. 2 ponti però chiaramente di una viabilità secondaria rispetto a quella principale, che è la superstrada 630. Che cosa è accaduto? È accaduto che da 2 anni a questa parte uno dei 2 ponti ancora non è stato ricostruito. Tra l'altro un ponte che si trova nella zona industriale di San Giorgio Allini, ostentano tanti finanziamenti per le zone industriali con questo consorzio unico industriale, ma non vedo poi le opere che partono. E i selfie li hanno fatti tutti, quelli del PD, dicendo che avrebbero immediatamente ricostruito il ponte. Oltre 2 anni il ponte è ancora fermo, addirittura una famiglia non è accessibile dall'ambulanza nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Il paese, parte del paese, deve andare sull'altro comune limitrofo per poter andare in centro, perché non ha la possibilità di accedere ai servizi essenziali. I cittadini sono esasperati. E ho intrapreso questa battaglia perché prima ho cercato di utilizzare i metodi delle istituzionali per capire a che punto era, e mi avevano rassicurato che il ponte sarebbe stato ricostruito di lì a breve. Visto che ormai ci stanno prendendo in giro, perché anche io sono un cittadino, ho iniziato questa battaglia e non mollerò finché non inizio i lavori del ponte. Un'altra battaglia sulla quale lei è stato sempre in prima linea da anni, lo ricordiamo, è quella della sanità. Nei giorni scorsi l'abbiamo vista qui a Cassino, all'ospedale Santa Scolastica, in altri nosocomi della provincia, per denunciare un po' non solo, diciamo, casi di mala sanità che magari a volte ci sono stati, ma proprio il degrado di alcune strutture. Assolutamente sì. Qual è quello, avendo un quadro a 360 gradi, quello che le chiedo: qual è il nosocomio che soffre di più e quali sono le maggiori criticità negli ospedali della provincia? Allora, intanto vorrei sgombrare il campo da equivoci. Il mio grazie a tutti i dipendenti della sanità locale, perché loro fanno un lavoro immane. Il problema vero è che sono pochi, hanno degli orari impensabili, sono sovraccarichi di lavoro, quindi molte volte fanno degli straordinari per poter cercare di dare risposte ai cittadini, e chiaramente con carico di lavoro hanno anche grande difficoltà a rendere un servizio che sia adeguato alla cittadinanza. Quindi grazie per quello che stanno facendo. Per quanto riguarda l'ospedale di Cassino, la situazione è molto semplice, cioè addirittura penso che i bagni della stazione Termini sono più puliti rispetto a quelli dell'ospedale di Cassino, viste le condizioni che mi hanno fatto notare degli utenti, tra l'altro, qualche giorno fa. E questo perché? Perché chiaramente si gioca sempre a ribasso, cioè le ditte di pulizie che sono all'interno sono state dimezzate le ore, e i dipendenti chiaramente si trovano con delle ore dimezzate a pulire un grandissimo ospedale come quello di Cassino. Quindi sto facendo una battaglia proprio per capire il perché è stato fatto questo, perché proprio a Cassino, l'ospedale di Cassino, perché in questi anni purtroppo dobbiamo certificare l'abbandono totale della Regione Lazio e della sanità provinciale, gestita trazione PD, vorrei ricordarlo, sul nostro ospedale di Cassino, che è il fiore all'occhiello, che potrebbe essere un ospedale tra l'altro nuovo e ha una potenzialità di utenza molto importante, ma che purtroppo ad oggi non vede tutta una serie di servizi che dovrebbe avere. Allora, su questo non mi vedrete arretrare di un millimetro. Noi soffriamo con i pronto soccorso, le liste d'attesa nei pronto soccorso sono lunghissime, le persone che si recano in pronto soccorso devono attendere tantissimo per avere un benché di cura. L'ultima è stata certificata ad esempio all'ospedale di Frosinone domenica scorsa, quando un giovane si è recato lì il giorno alle 14 e alle 19 la sera ancora non era stato visitato, per poi doversi spostare all'ospedale di Alatri per avere anche lì dopo ore delle cure. Allora io dico questo: abbiamo letto annunci, abbiamo letto addirittura Zingaretti che oggi fa la task force per la riduzione delle liste d'attesa. Il tempo è scaduto perché i cittadini non possono vivere di annunci.
Basterebbe poco per cercare di riorganizzare la sanità provinciale. Abbiamo visto che i medici, quelli e il personale sanitario che abbiamo chiamato eroi durante la pandemia, poi sono stati mandati a casa appena è stato possibile mandarli a casa, così come gli psicologi della provincia di Frosinone. È una regione che fa delle cose praticamente in discontinuità rispetto all'azione precedente, cioè la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Ieri, no, scusi, la settimana scorsa abbiamo approvato una bellissima legge, tra l'altro anche a mia firma, sulle cure psicologiche per i malati oncologici e per i loro parenti. Bellissima legge, ottima, funzionale, perché sappiamo bene che quando arriva una malattia in una famiglia, oltre a Certamente. colpire psicologicamente il malato, anche i familiari hanno, diciamo, delle difficoltà. E poi dall'altra mano che facciamo? Mandiamo a casa tutti gli psicologi della provincia di Frosinone con il contratto scaduto e pensiamo di reperirli su Roma per poi capire che verranno su Frosinone solo per incasellare il contratto a tempo indeterminato e Questi andarsene. sono i paradossi della politica che purtroppo ci sono sempre. I nostri spettatori ci perdoneranno se quest'oggi sforiamo un po' il nostro format di 10 minuti, però poi ci avviamo verso l'estate, quindi ci prendiamo anche noi una pausa estiva, ci Certo. vedremo a settembre, quindi vorrei lanciare però diciamo una sfida scommessa per settembre quando ci rivedremo. Ci sarà il nome del candidato alle regionali, ci sarà già a Ma settembre. guardi, dipende tutto dalla data delle elezioni, Noi perché lei sa possiamo fissare una benissimo. data già da adesso Sa per benissimo che vederci. se le elezioni sono a maggio, settembre è un po' prestino, sono sincero, perché tanti mesi prima, poi fare una campagna elettorale per tanti mesi è abbastanza complicato. Mi auguro però che ci sia il prima possibile, anche perché bisogna fare quello che io sto facendo sul territorio della provincia di Frosinone, una grande azione di ascolto per reperire i dati per poi, diciamo, tradurli nel nostro progetto e programma elettorale. Quindi quello che sto facendo, il mio contributo lo darò proprio per questo. Noi a settembre ci vedremo, inizierà un anno importante, di mese importante, ci avvieremo al 2023 ricco di appuntamenti politici. Auguriamo ovviamente buone vacanze agli spettatori che ci hanno seguito e ovviamente a lei sempre per la disponibilità. Grazie a tutti, arrivederci.